Una cosa, vado per finire subito su alcune cose, sono d'accordo con quello che ho detto stamattina, dove ho parlato e ho detto che la gestione delle emergenze in realtà è la gestione ordinaria di oggi. È un'affermazione che può sembrare così scontata, in realtà non la è, anche perché ce ne stiamo scontando sempre, nel senso che qui ce ne disinteressiamo, no? Non c'è stata mai questa attenzione su queste problematiche perché tanto riguardavano altri. No? Voglio dire, io sfido chiunque a dirmi quando è stata fatta una manifestazione di 10 anni o 15, ad esempio su le leggi speciali, su queste cose qua, con tutte le caratteristiche che hanno. Voglio dire, tema carcerario, esistono carceri speciali, ci siamo tutti dimenticati tranquillamente perché ci stanno un po' di terroristi, tra virgolette ovviamente, fuori tempo e fuori età e un po' di islamici, Benevento, Asti, ci sono tante di queste carceri, ignorate totalmente. È un problema che invece è stato preso perché l'esistenza di carceri speciali, quello che comporta, è una minaccia per tutti ed è uno strumento potentissimo di repressione, perché i carceri speciali hanno delle caratteristiche, oserei dire quasi di extraterritorialità. E non ci dimentichiamo mai, ci ricorderò che abbiamo un paradigma generale, ci dimentichiamo sempre tutti, che sono Guantanamo, che sono di Marsia, che sono Abu, tanto ci stanno dentro i terroristi islamici per esempio. Quindi noi ci interessiamo totalmente di queste cose, ed è una colpa del movimento nostro, è un dovere farsi da queste cose, perché la violazione dei diritti umani è un tema centrale. Ed è un tema che peraltro, lo leggevo recentemente, tornerò un attimo su questo, è un bel libro, per tanti aspetti io apprezzo le cose che fa Giulietto Chiesa, recentemente, allora, il libro è vecchio, ma è stato ripreso anche recentemente, evidenziava come per esempio negli Stati Uniti, per motivi di scontro interno tra i democratici, e il New York Times è quello che ha fatto emergere la questione della rendition, no? Voglio dire, quindi non è un tema che possiamo pensare che sia solo tra detti da noi, è un tema che potrebbe toccare un po' direttamente quel settore della società che una volta io quando eravamo giovani e Pippo si chiamavano i sinceri ignoranti democratici, io adesso so come si chiama, quella volta si chiamavano così. Ed è una battaglia quindi che ci permetterebbe di un po' forse anche l'aspirazione, forse una regione fatta qua, un po' diciamo dall'unità dell'università, di coinvolgere una persona più ampia su tematiche come quelle di cui abbiamo parlato stamattina. Quindi questa è la cosa da riprendere, secondo me. Io vado, non tratterò, secondo me, parzialmente questo dei reati come era previsto il mio intervento, proprio perché sono stati esattamente in gran parte trattati. Scusatemi se sono schemato, perché voglio stare nei tempi per consentire un dibattito approfondito se ci sono delle possibilità. Credo che, fatta la premessa di prima, sottoscriverei quello che ha detto Federica all'inizio, dove ha detto che comunque il diritto, inteso nel senso ampio, quindi le sue manifestazioni, anche più concrete, no? Quelle che abbiamo citato qua, è un'espressione del rapporto di forza. No? Quindi tra classi sociali, sicuramente qualche concetto resta quello, con una differenza sostanziale, credo che vada posta anche questa come problematica, che la natura dello Stato, che è un altro elemento centrale, no? Perché lo Stato è un interlocutore in quanto tale, ci piaccia o non ci piaccia, vogliamo abolire o vogliamo tenere, vogliamo socialista o vogliamo liberare, vogliamo quello che vogliamo, lo Stato è un soggetto comunque del diritto in questo caso. Bene, lo Stato è quello che ha il monopolio della forza, lo Stato è quella struttura che gestisce questo potere. E allora lo Stato, dicevo prima, fino a tutto il Novecento, fino all'età del Novecento, è stata espressione di effettivi rapporti sociali, di elezioni, faccio per dire, in un sistema democratico, per quanto non sono certo quello che esalta la democrazia formale del potere borghese, sostanzialmente, però della sua forma democratica, esprimeva dei rapporti forti. E questo credo che vada detto, se ho inteso bene, quello di riferimento che faceva Pippo prima, cioè laddove diceva la Costituzione, lo Statuto dei diritti dei lavoratori, forse la parola di quanto parlato prima, sono espressioni del rapporto di forza dei momenti particolari. No? E quindi su questo mi sento un pochino su quello che ho detto prima, poco fa, sulla, come dire, non,
credo che vanno fatte queste battaglie con la consapevolezza però che non sono le battaglie, sono strumenti particolari. Vengo un tema particolare che è nato a questi, che è il tema dell'amnistia che stanno, di cui si è parlato stamattina. Io credo, però in tempi non sospetti, rispetto ad oggi, io mi feci promotore del tema dell'amnistia quando ne avevo bisogno anch'io, in un certo senso, e perché c'è un grosso dibattito su questa problematica. Io preso noi, eravamo dei compagni, prendendo una posizione che allora era stata anche molto antipopolare per certi aspetti, che era simile a quella che ho preso Oreste Scalzone, quando ho questo, parlo per chi ha seguito quell'epoca, richiamando la battaglia per questo. La battaglia politica che facevo per l'amnistia, che faceva l'Italia in Spagna, era diversa dalla battaglia politica per l'amnistia, peraltro non è fatta una battaglia che si è fatta in Italia. Cioè, in Italia le amnistie, credo che su questo dissento quello che ho detto con lui prima, le battaglie di amnistia sono state fatte non perché l'hanno imposto ai movimenti sociali, non si è mai visto. Le amnistie che sono state, in questo senso, sono state più grosse. Quella fatta in Italia Unita sul brigantaggio dopo 15-20 anni, quando erano morti tutti i cosiddetti briganti, che erano semplicemente popolari che si erano ribellati, è stata fatta quella più nuova, con gli altri, dopo la guerra che aveva un'altra finalità. L'altra amnistia con caratteristiche politiche, l'unica che c'è stata dopo guerra, è stata quella del 21 caldo. E non è stata imposta, il 21 caldo era finito. No? Il problema era che c'era una necessità anche di rapporti politici, di partiti dell'opposizione, che in quel momento contavano, di più da devono avere, e penso fosse 30-40.000 processi in corso, forse più, per occupazione di fabbriche, per queste cose. Quindi il tema dell'amnistia è un tema sicuramente importante, che io sposo, che condivido, però come battaglia contro il concetto. Cioè, nel momento in cui io faccio una battaglia, per esempio, per il diritto alle qualsiasi diritto, tengo una questione, apro, discuto il tema dell'amnistia, ma intesa soltanto come riconoscimento politico, non tanto come risultato di uscire in carcere, che non è quello che si ottiene, come obiettivo politico. Amnistia, ovviamente dibattito anche tanti anni fa, è riconoscere il ruolo politico. Io ricordo che scrissi all'epoca, mentre qua in Italia facciamo l'errore di volere avrete costruito tutti i detenuti politici, no? Prigionieri, proletari, prigionieri, commissari, si lascia morire di fame perché non vuole indossare la divisa delle carceri, no? Perché rivendica il suo ruolo di detenuto politico. Per rivendicare il ruolo di detenuto politico deve dire quello. Chiudo questo argomento e vado oltre, sicuramente se molto velocemente. Il contesto nel quale siamo oggi, qui si è fatto riferimento a alcuni aspetti che sono appunto quelli che determinano il tipo di rapporto dello con lo Stato. Quindi c'è un problema di conflitto politico, un problema di conflitto sociale e un problema di guerra interna, ma soprattutto esterna, vissuta all'interno. E sono tre elementi, secondo me, caratterizzanti, insieme allo strapotere della finanza, del profilo economico, della realtà di oggi. E questo ci impone, secondo me, il tema che adesso devo trattare, a una battaglia su battaglia culturale, politica, teorica, non tanto per l'ottenimento dell'obiettivo che sarà ben difficilmente praticabile su questo confronto. Per esempio, laddove io pongo il problema dei reati associativi, della produzione dei reati associativi, so bene che il reato del 270, quello introdotto al fascismo, e tutti quegli avvenire 270, eccetera, sono le sia dati non si sono praticamente mai visti applicare. Dopo gli anni 70 c'è stato un gruppo che hanno finito i processi, hanno cominciato ad applicare qualche magistrato, particolarmente zelante in questo senso, Giovannioli e Polloni, che sono stati i primi che l'ha applicato sulle occupazioni di cinema, sulle autoproduzioni di cinema, mi pare, o di Mensa, non ricordo più, applicò l'associazione. Dal punto di vista prettamente concettuale poteva anche avere ragione, gente che organizza 10 autoproduzioni che si associava. E quindi io mi batto perché per il mio diritto di associarmi, anche per il mio diritto di associarmi per criticare, voler cambiare questo Stato. Quindi una battaglia, non posso pretendere un contorno mai, quindi riconosco il diritto di associarmi contro di loro, no? Lo dovranno subire perché le regole della democrazia formale sono quelle. La battaglia però è concettuale, io ho diritto, anzi ho il dovere di organizzarmi per cambiare questa realtà. Quindi la battaglia sotto il profilo del contesto politico
la battaglia sui reati associativi, a partire da questi che abbiamo detto prima, è molto importante. Ritengo ci siano anche quelli di 419, cioè tutti gli altri reati, diciamo, e tutto il discorso anche sulla, sul dopo però l'uso politico dei reati comuni. Su quelli politici la battaglia si può fare, voglio dire, tra l'altro non facciamo mica niente di strano, in Spagna, in Francia non esiste un reato associativo come da noi, non esiste associazione sovversiva, eccetera, perché è una associazione liberale che non vuol mica dire che sono rivoluzionari, hanno cambiato il mondo, però hanno una cultura differente che non prevede quel tipo di realtà. Dico per inciso che facciamo la battaglia, se vuoi, di retroguardia quando diciamo che vanno chiuse, vanno messe fuori legge le associazioni fasciste, cioè le vanno combattute. No? Se devo, è una battaglia, ma non devono esistere, ma non perché lo Stato li ha proibito, perché c'è un articolo di legge che vieta la. È una battaglia, si fa una battaglia e sarà come si è sempre fatto contro il fascismo, il razzismo e queste cose, ma rischiamo di incantarci noi con questo discorso. Secondo me di fare battaglia tanto. Profilo sul codice delle lotte sociali e codice penale delle lotte sociali. Su questo credo che ci sia parecchio da dire, perché più che degli esimenti, secondo me, proponibili concretamente, tipo quella che si diceva prima, che ho letto anche più diffusamente, insomma, rispetto alla esimente nel caso di manifestazioni in cui i poliziotti usano un atteggiamento violento, arbitrario, eccetera, c'era il decreto luogotenenziale del 44 che prevedeva espressamente questa possibilità, è stato approvato recentemente, 3 o 4, 5 anni fa, non è stato reinserito. Poi è stato reinserito e adesso ha cambiato nome, ma ha cambiato un po' la sua impostazione. C'era, è stato introdotto nel 44 quando l'Italia, nella parte d'Italia liberata, c'era il problema dell'arbitrio di quel tipo di funzionari, di politici. Anche su questo non scopriamo niente di nuovo, ci vorrebbe un po' di coerenza di recuperare da parte dei giuristi, vuol dire quel tipo di battaglia, ma là è un esimente e io vedo più come una forma di difesa, per esempio delle battaglie anche processuali, credo che valga la pena, qualche risultato l'abbiamo anche avuto in questo senso, anche qua reggio tra l'altro, rispetto allo stato di necessità, eccetera. No? Per esempio un processo che ho seguito un po' di tempo fa, qualcuno che aveva scritto, non ricordo neanche chi fosse, sul muro, attraversando la guerra, in occasione della guerra, è stato assolto appunto per quella. La più clamorosa fu quella della soluzione, credo a Bolzano, non ricordo dove, dei militanti che si stesero sulle rotaie per impedire il passaggio di carri armati che stavano sui treni. Quindi sono battaglie, secondo me, fattibili già adesso, senza che questo diventi necessariamente, come dire, un elemento di proposta legislativa impraticabile. Però è un tema che secondo me va recuperato totalmente. Questo è un po' quello che riguarda la questione che riguarda le questioni, diciamo, interne. L'aspetto sociale, vedete, io non sono neanche d'accordo sulla valutazione che è stata fatta sulla magistratura in questo senso. A parte che va un po' troppo di moda per piacermi, che hanno troppi nemici che adesso non piacciono troppo poco, la giustizia creativa, queste cose qua mi lasciano molto perplesso. Il concetto è un altro, c'è sicuramente una situazione in cui la magistratura che vive dentro un contesto sociale, perché i magistrati non vivono altrove, arrivano qua, sono in parte influenzati da quella che è la realtà anche culturale, personale, che vivono, più applicando la legge possono avere delle loro posizioni, delle loro interpretazioni che in certi sensi, in certi casi, senza diventare niente decisivo per noi, hanno un'importanza. La cosa da osservare, io non ho avuto modo di vederlo, io in alcuni processi che ho fatto, che in primo grado ho avuto sentenze anche clamorose, no? Quella di Dati a suo tempo, quella di Tamigio a Napoli, insomma, un Tamigio, 31 accusati, 5 reggiani, accusati di terrorismo internazionale per aver raccolto fondi, poi mandati in Sedanca a costituire lo Stato contro lo Stato, cioè avevano costruito un esercito, l'aviazione, delle banche, delle scuole, eccetera, accusati qua di terrorismo perché avrebbero raccolto dei fondi che sarebbero stati il primo segmento dell'azione criminale, tra virgolette, terroristica consumata là, sono stati assolti. La Cassazione ha
mantenuto la soluzione, ma solo perché è sposato, altra cosa importante, e qui arrivo per esempio al discorso sul riferimento alle questioni del terrorismo e del 266, a cui mi devo richiamare per un attimo, perché anche su questo è stata fatta dei magistrati e non ci siamo proprio neanche sognati di affrontare il problema, come sinistra, come gente che in Italia fa battaglie politiche, hanno riconosciuto in Sedanca, per esempio, o addirittura in Iraq al tempo della guerra, andavano applicate le convenzioni di Ginevra, no? E non le due norme antiterrorismo nelle quali è stata richiamata la convenzione, la convenzione europea del 2002 e l'altra convenzione di New York del 99, non andavano applicate, che però può voler dire niente, perché nessuno di noi ha rischiato fisicamente, personalmente, di essere messo in galera perché accusato di sostenere movimenti terroristi internazionali. Ma in Italia ci sono state 700-800 persone, ripeto, 700-800 persone messe in carcere con anni di fatti perché accusati di terrorismo internazionale. Quelle due convenzioni richiamate, anche questa è una battaglia che va fatta, perché o ci vogliamo dimenticare che queste cose ci coinvolgono, no? Perché coinvolgono anche il nostro diritto, dopo dirò perché, oppure ci chiediamo come mai, no? Ci sono le convenzioni di Ginevra del 77, protocolli aggiunti, che introducono questa problematica dei combattenti illegittimi, no? E guardate bene che non stiamo parlando di cose che non riguardano nessuno. E io personalmente sono stato poi inquisito perché avevo fatto un'associazione, anche qua Reggio, che ha fatto una raccolta di soldi di fondi per mandare aiuti per comprare un ospedale da campo, che è andato in Colombia attraverso un villaggio e poi è andato alle FARC, no? Perché hanno trovato questa cosa qua nel computer di Vlad Reyes dopo che l'hanno ammazzato con il missile, no? Ci hanno indagato su questa cosa, cose più di niente. Ma noi rischiamo tutti, sapete, perché quando facciamo una raccolta di fondi, come ha fatto, c'è stato un processo a Genova, perché mandavano soldi in... Esatto, sostanzialmente che sono dati sotto processo per sostenere la massa. Quindi credo che ci possa interessare. Ecco, su queste cose qui addirittura siamo più indietro, perché da una parte ci sono le convenzioni di Ginevra, dall'altra che sono state varate quando c'erano i due blocchi, perché c'erano degli stati, un embrione che poi si sono formati come tali, e già allora la questione del terrorismo non è mica nata nel 1976, nasce prima. Non c'è mai stata una definizione di terrorismo all'interno del diritto internazionale umanitario, o se non quello di guerra, quello umanitario, perché c'erano gli israeliani che si rifiutavano, gli israeliani americani che lo rifiutavano, e hanno quindi fatto adesso il veto sull'adozione di questa qualifica di legittimi combattenti per gli eserciti irregolari, perché loro avevano in mente i combattenti palestinesi, come gli altri avevano in mente i combattenti africani dei movimenti di liberazione, mentre Israele preveniva perché fosse riconosciuto soltanto l'esercito regolare, non irregolare. Questo vi spiega come mai poi i bombardamenti all'alto, i famosi effetti collaterali, eccetera. 276 è il trattato stamattina. Nel nostro filamento ce l'abbiamo dal 2 febbraio del 1979, quindi è passato un po' di tempo, questa è la parte del terrorismo. Quella introdotta con il 276, in realtà, a parte qualche puntato, qualche magistrato, ha applicazione per quello che viene definito il terrorismo internazionale. Anche perché il problema risolto del 270 bis era che dice per finalità di terrorismo o di aggressione. Tant'è che hanno introdotto le norme successive, perché nel processo di Bologna, quello che ricorderete tutti, perché volevano far saltare San Petronio, si diceva che c'era la cosa contro l'aumento, in quella la Corte d'Assise di Bologna dichiarò l'insussistenza del reato perché era minacciato la sicurezza dello Stato estero dell'Italia, in quel caso l'Argentina, no? Quello di cui si parlava. Ora, questo è stato introdotto. Nel 200 la legge Bossiga ha introdotto un aggravante di un terzo, no? Per tutti i reati commessi in età contro il terrorismo. Io ho chiesto degli anarchici a legge ai quali contestavano questa aggravante nel reato di danneggiamento, no? Danneggiamento con
documenta di terrorismo, era il famoso processo nel quale c'era quel don, come si chiama, quel prete che faceva mangiare la carne di maiale ai musulmani infilando di lingonda e con i manganelli delle guardie e che poi guarda caso è latitante perché è stato condannato 2 anni per aver rubato qualcosa come 3 milioni di euro o qualcosa del genere, questo è un dettaglio, no? Però anche questo pone un problema, cioè l'esistenza di queste aggravanti, ripeto, non è una questione di battaglia per ottenere risultati e sentire solo i rapporti politici differenti, ma perché è concettuale. E lì si fa la battaglia dicendo se io occupo una casa, no? La occupo e ho diritto, lo dirà poi l'avvocato, ma lo dico anche quando parlo con la gente, alla, io rimanere all'esimente dello stato di necessità dove è possibile, ma quantomeno all'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale sociale, non all'aggravante di terrorismo. Quindi come vedete questo permette quella cosa che diceva, forse lui prima non mi ricordo se tu, diceva il processo, non so dicevi, il processo l'ha portato, non è che l'ha portato il movimento dei processi, l'ha portato il processo fuori, no? E quindi l'ha fatta la battaglia rivendicando questa tematica, rivendicando questo ci esime dal fatto del battaglia del prendere delle posizioni prettamente innocentiste che poi non stanno mai in piedi, perché in realtà se uno prende il codice, io voglio dire, delle esperienze che conosciamo parecchio e delle quali ci stiamo raccontando, cioè voglio dire, c'è un fatto oggettivo sul quale non si può discutere, poi si potrà discutere su come si è realizzato. C'è il magistrato che è andato oltre la nostra fantasia, il GIP ha detto che spingendo delle transenne dall'altra parte c'è il poliziotto, il reato è colpuso perché se avessero colpire i poliziotti ne sarebbero stati feriti molto di più. Stati ammaccati molto più. Il commento del Tribunale del Riesame, il Presidente è stato ammaccato, cosa sono i diritti? Per dire diversi approcci. Quella è una realtà, è un esempio di come si possono. Noi ci troveremo spesso, ci troviamo sempre a avere a che fare con questa realtà, perché nel fatto, fino a che restano quelle cose di codice, no? Non le potremo cancellare con un colpo di pelle, ma la battaglia va fatta su quel tema, no? In quelle condizioni dovremo difenderci di fatto, sul fatto, questo certamente, ma delle volte il fatto è tirato, no? Ci sono delle cose che sono difficili da difendere. Quindi credo che anche su questo tema qua vada fatta la battaglia. Ecco, per dirvi cosa importa, mi avvio davvero a concludere perché voglio essere breve, quando si parla di queste cose, per esempio, delle volte vengono degli spunti interessanti, ve ne do uno che è un gioiello, no? È capitato un mese fa in un tribunale a Reggio Emilia. Arrestano 3 ragazzi, un pakistano e 2 italiani, 20, 21, 22 anni, perché stavano avendo rubato del rame nel cimitero di Cella. 3 sfigati abitavano a Cella, dove erano rifigurati che delinquenti pericolosi potevano essere. Vengono portati, c'è un PM noto per altre vicende che chiede la custodia cautelare in carcere dicendo che sono pericolosi. No. E uno di questi si mette a piangere, tipo Pomerino, che è un ragazzino proprio, 20 anni, si mette a piangere dicendo sul giudice non siamo là dei professionisti di giustizia, si vede, si vede. Dopodiché con un provvedimento gli dà l'obbligo di presentazione 1 volta a settimana alla polizia giudiziaria motivando così. La loro condizione di povertà li può obbligare ad andare a rubare per mangiare, no? Ora uno potrebbe dire non gli danno bisogno, cioè, si mette eccetera, però il fatto che un tribunale, un giudice, non un consiglio, no? Non un sovversivo qualsiasi, scriva che c'è dentro a Reggio Emilia che deve andare a rubare per mangiare, beh, credo che sia di quelle cose che andava fatto forse un manifesto alla faccia di Reggio Emilia e del nostro ex sindaco che la presenta come la. Ecco, ti vado a concludere, quindi questi sono problemi sui quali si deve lavorare, secondo me individuando anche questo tipo di situazione, tenendo presente, ripeto, che la magistratura è un corpo dello Stato e come tutti i corpi dello Stato, qui parlo dei magistrati, sono esseri umani, persone che vivono in questa società, che bene o male risentono, dovrebbero risentire di quello che è l'andazzo sociale. E quindi, ripeto, non è che mi aspetto da uno di loro che stravolga il mondo, riuscire a creare un clima però politico nel quale ci sono certe idee, certe convinzioni, forse interesse. Vi faccio un esempio, il reato di usura, no? Stanno andando per la maggiore, sono in Italia associazioni, società che fanno i processi sul tema dell'usura, perché effettivamente in Italia le banche hanno commesso usura per decenni,
no? Non è un dettaglio, coinvolge milioni di persone questa cosa, molte delle quali erano da casa, perché gli erano già all'asta. C'è stata una qualche prima sentenza molto coraggiosa che diceva che quando c'è l'usura è nullo tutto il contratto, in quanto una parte è contraresa. No? Conseguenza ha detto, te banca, non chiedi più niente, non puoi chiedere neanche un centesimo di interesse. Bene, a Resimente due settimane fa, per dirti come poi il diritto si modifica, due giudici, due uffici, uno accanto all'altro, proprio attaccato, uno ha stabilito che il reato, che il contratto è nullo solo per quello che riguarda l'interesse sull'RAI e l'altro invece per tutti gli interessi, che sembra una strofata, in realtà è cose nuove, vuol dire che uno salva la casa e l'altro no. Quindi questo per dire che cosa, per andare a concludere, che c'è questa necessità, secondo me, di inquadrare, di vedere questa situazione così come si pone nella sua complessità. Concludo su questo. Noi abbiamo un'altra grande attenzione, sapete, credo, che è quella alle questioni che non ci toccano il culo da vicino. No? Allora, io mi sono un po' vergognato di essere mi definisco un compagno militante da tanti anni, quando ho letto che l'attacco alla Siria è stato un atto di guerra e non un atto di terrorismo. Sapete dove l'ho letto? Su Iosis, la rivista del Sismi, scritta da tale Pio Marconi, ex militante della Guardia Operaia, eccetera, scritto lì sopra, no? Noi parliamo ancora di terrorismo, mentre quelli hanno attaccato, l'ha detto Pio Marconi, e sì, hanno attaccato una caserma di carabinieri, cosa devono attaccare? Cioè, se sono in guerra, quelli sono andati lì per fare la guerra, no? I nostri. Quindi, su questi temi qua, allora c'è necessità di fare un'altra battaglia. E c'è l'ultimo capitolo che voglio trattare. Purtroppo, e sempre con la debolezza nostra, sulla quale sono reciterei il dibattito, c'è anche un altro aspetto di quello che è la repressione, uso ancora questo termine, che è quella non legale, non ufficiale, non apparente, eccetera. Ho letto un libro solo recentemente, lo sto ancora finendo, forse qualcuno l'ha letto, lo consiglio, se non l'avete letto, che è quello di Giulietto Chiesa, che si chiama I voli, le carceri clandestine della Cina in Europa. Sapete quanti sono stati in Europa i voli fiscali aerei fatti per trasportare persone rapite in carceri clandestine dell'Unione, poi torturate, eccetera? 1652. Sapete quanti sono i prigionieri secondo questa stima delle carceri clandestine della Cina, non quelle al drive? Sono oltre 10.000. Oltre 10.000. Bene, se noi non ci preoccupiamo anche di queste cose, non facciamo anche queste battaglie, tanto sempre Giulietto Chiesa dice una cosa che mi ha un po' impietato, ma non ho riuscito ad approfondire. Dice che queste rendition non sono grandi l'11 settembre, le hanno fatte anche prima. Mi è venuta in mente una famosa. Ci sono due dirigenti del FARC, un uomo e una donna, di quelle sono le cose di nome, che sono prigionieri degli Stati Uniti e catturati e consegnati con l'accusa di narcotraffico internazionale. Quindi c'è oltre a tutte le leggi che abbiamo visto, ce n'è un'altra che ci tocca da vicini, che si chiama Patriot Pact, varata negli Stati Uniti. Non possiamo pensare a cambiarlo, ma qualche cosina dirlo, pubblicizzarlo, fare la battaglia, forse ne vale la pena. Forse molti di voi non lo sanno che cos'è. Patriot Pact, tra le altre cose, a parte la mia prima coerenza, tra virgolette, rispetto all'Italia, di dire che questi non sono terroristi ma combattenti illegittimi, e di metterli in carcere fuori dagli Stati Uniti per poter giudicarli con tribunali, eccetera, eccetera. E Patriot Pact consente al Presidente degli Stati Uniti di ordinare la cattura in qualsiasi parte del mondo di chiunque minacci gli interessi degli Stati Uniti d'America. Il che vuol dire che se questi vogliono venire qua a prendere uno di noi, se lo portano via, lo possono fare. E lo possono fare spesso con la razza, come abbiamo visto in Italia, con il sequestro del uomo, con la complicità anche dei nostri servizi, eccetera, non delle marce, la complicità. Scusate se sono stato lungo e soprattutto se sono stato molto, come dire, schematico, ho voluto trattare argomenti un po' differenti e ho voluto introdurre questi temi che forse meriterebbero anche un'attenzione ulteriore, una seduta ulteriore rispetto a questo. Per il resto concludo dicendo che sono d'accordo io sulla proposta della battaglia politico-teorica, no?
per l'abolizione, intesa, come dicevo prima, dei reati associativi, dei reati di opinione, perché la mia opinione è che la magistratura il problema fa l'esistenza di queste leggi. E ritengo che, ecco, ho qualche dubbio, però magari un approfondimento maggiore mi potrebbe chiedere, sul fatto che si possa pensare alla creazione di una sorta di normativa dal basso, ad esempio quando si parlava delle case popolari, io credo che è un diritto che sta nel diritto di rivoluzione, che era quello che sta scritto nella Costituzione americana e deve essere scritto anche nella nostra, perché c'era questo livello scritto nell'articolo 4, doveva essere introdotto e poi è stato tolto. Quindi una battaglia più, come dire, pratico, petizione, scusate, petizione, ma una battaglia teorico.